tutta questa luce, cosa ce ne facciamo? Il fatto è che nessuno è immune alle proprie emozioni, di quelle del passato e di quelle del presente. E quindi ci serve questa esperienza, questa luce, questa energia per sciogliere le emozioni passate e liberare quelle presenti. Questa energia ci aiuta a salire di ottava, a salire sempre più di ottava. Che cosa vuol dire? Vuol dire che mi avvicino sempre di più a un'esperienza di felicità. Allora, a cosa serve la felicità? Allora, a cosa serve l'amore? Quando si è innamorati è tutto meraviglioso, no? Allora, se inizio durante o la mia giornata, qualche minuto o di più, o durante la mia settimana ad avere degli appuntamenti in cui io mi ristabilizzo in una energia, in una frequenza, in una pace, in uno stato di coscienza dove lascio andare, dove recupero la mia serenità, dove recupero la mia felicità, dove recupero l'energia del cuore, dove riprendo la compassione. E questo mi aiuta a vivere una vita diversa, mi aiuta a lasciare andare prima i drammi e le tragedie, mi aiuta a trasformarle in commedie, mi aiuta a fare un'esperienza diversa qua. Lo stress è agire non felici, lo stress è fare non felici, invece il contrario di stress è la passione, cioè fare quello che sento e non sarò mai stanco, non sarò mai stanca. Allora cosa succede? Che queste frequenze di luce risvegliano la nostra connessione con la nostra anima. E in questa connessione con la mia anima io risveglio i miei talenti, risveglio il mio progetto di vita. E in questo progetto di vita io mi ritrovo e inizio a fare quello per cui sono qua. E questo mi dà energia, mi dà forza, mi dà una strada e mi tiene in un presente diverso. Quindi questa spiritualità, questa leggerezza, cosa serve? Serve a questo contatto con l'anima e quindi a fare un salto di qualità. Insieme a questa via di consapevolezza, esco dall'illusione, sono me stessa e lascio andare il malessere. Sul serio? Ma non solo, inizio a risvegliare parti che non sapevo neanche di avere e che sono grandiosissime nella mia vita. Ed è questa la felicità, sapere chi si è, sentire dove andare e andare e realizzarsi. E in tutta questa meraviglia ci si apre a cosa? A un sentire diverso verso gli altri, che è la massima espressione dell'essere umano, che è qua, nel centro cristico, nel cuore, nell'amore. Ma non c'è questione di religione, è una questione quasi tecnica, l'abbiamo detto prima. Chi vuole lavorare insieme sa dove trovarci, lascienzadegliologrammi.com. Sapete anche che questo programma parallelo all'Accademia, dove meditare dai luoghi più forti della Terra, si arricchirà sempre di più. E grazie, grazie di questa condivisione, grazie di un sentire che ci accomuna in un cammino evolutivo per tutti. Grazie di queste esperienze di luce e d'amore. Che sia con gli ologrammi, che sia con l'Accademia, che sia con la pura energia, lascienzadegliologrammi.com, ci si vede lì. E poi su Facebook, su Instagram, riversiamo le nostre conquiste vibrazionali, riversiamo il nostro lavoro. E anche lì si può attingere, quindi venite. Venite perché sono tante cose belle. Benvenuti a tutti e grazie. E continuiamo. Grazie.